Cavasin rinuncia a un difensore e rilancia a centrocampo l'ex perugino Colonnello. Cagliari in formazione d'emergenza per le assenze di numerosi titolari. Lecce in avvio rilassato e il Cagliari per poco non ne approfitta con Oliveira che calcia oltre la traversa da buona posizione. Si porta subito in avanti Lecce, invoca il calcio di rigore per un intervento di Abejon su Conticchio. L'arbitro lascia proseguire l'azione, Marino non riesce a centrare la porta. Rivediamo Abejon che travolge Conticchio. Punizione di Sesa con palla che sorvola di pochissimo la traversa. Il Lecce al 13° va in gol. Invito di Lima per Bonomi che si coordina bene, accorcia il passo e batte Scarpi. Per Bonomi è la seconda rete in questo campionato, davvero bella la rete dell'ex empolese. Un'altra punizione di Sesa che sta per mettere in crisi il portiere Scarpi, che in qualche modo riesce a neutralizzare, e poi progressioni di Zebinà, senz'altro il migliore del Cagliari, che non trova la porta. Punizione di Oliveira per Melis che calcia in maniera sporca e Chimenti neutralizza. Punizione di Bonomi, uno specialista, vola Scarpi e si rifugia in calcio d'angolo. Il tempo si chiude con un palo colpito da Balleri, il difensore esterno destro del Lecce. Nella ripresa Metrano prende il posto di Diliso, nel Lecce Bigliotti sostituisce Marino e subito il Lecce si fa pericoloso con un colpo di testa del capitano Viali che Scarpi riesce a neutralizzare, l'azione si conclude in angolo. Al 6° minuto il raddoppio del Lecce con questa punizione di Bonomi, davvero molto bella, per lui è il 3° gol in questo campionato. Rivediamo nel montaggio di Massimo Amato la palla calciata da Bonomi. Poi la partita ha un momento di pausa, al 40° Viali viene ammonito, era diffidato e salterà la partita di domenica prossima a Firenze. Al 45° Daniele Conti, entrato al 10° minuto, riesce ad accorciare le distanze per il Cagliari.